Sono tanti i volontari che si danno il cambio ogni sera sul piazzale di Roverino per dare un po' di cibo e qualche genere di conforto ai migranti che arrivano a Ventimiglia nel tentativo di superare il confine e andare in Francia o nel resto d'Europa. Tra questi anche i volontari della chiesa di San Rocco a Roverino che, insieme alla Croce Azzurra Misericordia di Valle Crosia, una volta alla settimana fanno il loro dovere civico, come ci ha spiegato Isabella Virgilio. Come chiesa di San Rocco, volontari, dove c'è in questo momento Don Rito, che era invece una volta qui alla parrocchia della Madonna della Misericordia a Roverino, che alcuni anni fa, dietro consiglio del vescovo, aveva aperto la chiesa delle Gianchette che c'è laggiù dal sottopasso, e lì in quegli anni abbiamo accolto tutti i migranti che passavano, ma facevamo tipo 800 pasti al giorno, sempre come volontari. Adesso abbiamo ricominciato sempre con Don Rito, veniamo qui. Ci sono dei volontari che preparano in parrocchia la pasta e quant'altro, e poi noi ci troviamo qui e appunto distribuiamo quello che si prepara per aiutare queste persone in cammino che non sono aiutate in questo momento da nessuno, non c'è più il centro d'accoglienza e quindi dormono sotto il ponte al freddo senza essere tutelati neanche dalla delinquenza di gente che ne approfitta, insomma, della situazione. Avete visto un aumento in queste settimane? Ma l'aumento è non solo in queste settimane, sicuramente il fatto che ci sia stata questa diatriba col governo italiano e francese ha fatto in modo che non riuscissero più a passare in tanti, quindi sicuramente ci sono più persone, ma non sono mai mancate, ecco. Poi che si faccia finta di non vederli, quello è un altro discorso. Più o meno quanti pasti preparate? Avete un numero approssimativo? Intorno ai 100-120, stasera ne abbiamo distribuiti 120, infatti poi è finita la pasta, abbiamo finito il condimento mettendo le fette di pane nei contenitori. Più o meno cosa preparate? Di solito pasta calda con un contorno di sugo, a volte anche di verdure, insomma si fa in base anche a quello che abbiamo, che riusciamo ad avere in cucina. Quindi in base a quello che c'è si fanno comunque un pasto dignitoso, nel senso che il sugo non è un sugo, si fa sempre qualcosa che dia sostanza, nutrimento e scaldi. Poi ci c'è il tè, ci organizziamo anche per la spazzatura in modo di cercare di lasciare il più pulito possibile, e questo è quello che facciamo, insomma, nel nostro piccolo cerchiamo di fare il nostro dovere di bravi cristiani e comunque di esseri umani, perché non perdiamo di vista il fatto che comunque sono esseri umani, non sono delinquenti, quindi è giusto, poi perché siano andati via, quello non ci interessa, umanamente è giusto accoglierli e dargli un qualcosa di dignitoso, ecco. Poi non hanno i servizi, non hanno assistenza, non hanno nulla, e quindi questo non è umano, noi facciamo la nostra piccola parte di cittadini, non so come dire, è un senso civico, un dovere per, secondo me, aiutare il prossimo, indipendentemente di chi sia il prossimo. Date anche coperte e vestiti? Se ci sono, sì, infatti raccogliamo anche beni di prima necessità, ci sono sacco a pelo, ci sono le scarpe, ci sono i giacconi, insomma tutto quello che può aiutarli a superare le notti all'addiaccio, perché sono fuori. Comunque sono tutte raccolte che facciamo tra volontari, quello che arriva noi lo distribuiamo. Non sempre c'è quello che serve, tutto quello che serve, tante volte chi arriva prima è più fortunato e chi arriva dopo purtroppo è così. Però cerchiamo di fare il possibile, insomma.